Questi giornalisti hanno brillato per carenza di informazione quando eravamo noi che portavamo avanti le battaglie e le lotte, e questo per la salute dei cittadini, ripeto, per le nostre tasche. Quindi in primis chiediamo ai giornalisti di scendere, siamo un popolo pacifico, non faremo male a nessuno, ma chiediamo di poter esercitare il nostro diritto di poter parlare e di far presente le nostre ragioni. Siamo circa 2.000 cittadini oggi, lo saremo molto di più avanti, perché abbiamo in pista altre manifestazioni, abbiamo in pista altri obiettivi ancora più importanti. Gli obiettivi più importanti sono che fra pochi giorni partiremo con una nuova petizione, quindi tanto per dirla, tutti quanti ai tavolini a raccogliere firme. Ne abbiamo raccolte in quella in corso circa 12.000. Vogliamo raccogliere ancora molte di più nella nuova petizione, che avrà due punti centrali. Il primo punto, noi porteremo al Comune un progetto di trasformazione dell'impianto del gerbido dall'inceneritore a un impianto di trattamento a freddo, che costerà molto di meno di quanto loro vogliono farci spendere per i prossimi 30 anni. Venite avanti tutti per favore, quelli che sono nella via. L'altro grande progetto, servizio rifiuti, è un bene comune e come tale deve essere al servizio dei cittadini e non al servizio dei privati che ci fanno i profitti sulle nostre tasche. Quindi, scusate. Quindi la prossima petizione che presentiamo è già scritta in bozza, ci dovremo scatenare per raccogliere tantissime firme per ripresentare questi obiettivi sacrosanti. Noi abbiamo un solo limite, le nostre proposte non sono finanziarizzabili, non come quelle della vendita per pagare un debito di 4 miliardi che il Comune ha fatto sulla nostra pelle e adesso ce li vuole far pagare due volte, è completamente inaccettabile. Quindi questo è il significato di questa manifestazione. Come vedete abbiamo le prospettive e le possibilità per crescere, per andare avanti, per sensibilizzare la popolazione con i nostri banchetti, perché se questo risultato l'abbiamo avuto è proprio perché ci siamo fatti, scusate, il cosiddetto, che tutti quanti, a prendere freddo e caldo ai banchetti, ma in questo modo abbiamo ovviato a un limite di gravissima informazione, in particolare dei tre media principali di Torino. Quindi abbiamo informato le persone, abbiamo ragionato con loro, abbiamo discusso e abbiamo raccolto 12.000 firme. Per la prossima petizione, che partirà entro 10 giorni, ne vogliamo raccogliere almeno 30.000 per dimostrare a questo Comune di Torino che lavora sulle grandi opere e fa proposte da sciacalli che non è accettabile e non accetteremo fino alla fine, di almeno vogliamo entrare in discussione. Noi siamo disponibili a fare un progetto di trasformazione dell'impianto anche con loro. Se non lo fanno, se non ci stanno, lo faremo noi e saremo alla fine vincenti. Grazie. Al TAR del Piemonte per il ricorso presentato contro l'autorizzazione integrata ambientale all'impianto del Gerbido. C'è stata la discussione. La sentenza arriverà tra qualche settimana, speriamo di vincere questo ricorso, anche se purtroppo abbiamo visto ci sono interessi fortissimi sull'inceneritore, sia da parte del Comune di Torino che da parte della provincia. Comunque non sarà eventualmente un ricorso perso a farci abbandonare questa battaglia, noi andiamo avanti.
Luisa Memore. Luisa. Luisa. Niente Luisa. Andiamo avanti lo stesso, anche senza Luisa. Allora, come ho già detto, che riconfermo, non ci muoviamo di qua. Per piacere, nessuno vada via. Casomai allunghiamoci di là, occupiamo tutta la sede stradale. Finalmente vi ho trovato Luisa. Allora, Luisa è un medico e potrà raccontarci, meglio di me ovviamente, i danni alla salute relativi all'inceneritore e i benefici di un impianto a trattamento freddo. Grazie Luisa. Scusate il ritardo, ma sono anche mamma e quindi ho anche le figlie. Allora, i benefici dell'impianto a trattamento a freddo sono il fatto che non ci sono emissioni. Le emissioni dovute all'impianto di incenerimento sono causate dal fatto che si brucia il rifiuto indifferenziato, oltre che la plastica, e quindi si forma diossina. Se non si forma tanta diossina è perché si formano più nanopolveri, micropolveri, che vengono poi respirate e che contengono metalli pesanti e altri composti che sono dannosi per la salute. L'elenco è lungo perché oltre ai tumori ci sono i danni all'apparato respiratorio, all'apparato riproduttivo, ci sono i danni che si possono anche portare alle generazioni successive. Vuol dire che se una donna respira e mangia quello che viene fuori dal camino, poi i suoi figli ne avranno delle conseguenze. E purtroppo ci sono zone inquinate del pianeta dove già questo si vede. Allora, noi abbiamo già un livello molto molto alto di inquinamento qua a Torino, dovuto alla storia industriale preesistente. Non vediamo perché aggiungere a questo pericolo che già incombe su di noi anche quello relativo a un impianto inutile e costoso e quindi anche dannoso. È solo uno spreco di risorse, un rischio per la salute. E poi non vogliamo poi piangere dopo, come succede adesso a Taranto, come è successo per l'amianto, dove ci sono anche dei processi in corso, dei processi che hanno detto solo ci sono dei colpevoli, però intanto ci sono i morti. Ricordiamo che il picco dell'amianto deve ancora venire, cioè il momento massimo di morti per l'amianto non è ancora arrivato. Quindi è inutile andare ad aggiungere un carico già così importante, anche quello di un impianto che brucia materia, come già vi hanno spiegato, che in realtà può essere riciclata. L'ARPA, l'SL stanno predisponendo un monitoraggio sulla parte zootecnica e vorranno farlo anche a livello umano. Comunque anche noi non stiamo a guardare, per cui ci siamo attivi per predisporre una forma di monitoraggio, sperando sempre che il camino non venga mai acceso, ma qualora lo fosse non staremo a guardare e quindi ci impegneremo anche a fermarlo il più presto possibile. Fatevi sentire, su, fatevi sentire che ci siamo qua. Dire alla nostra radio televisione di Stato nazionale che noi naturalmente non siamo soltanto quelli del no, come ci dipingono quelli che dicono sempre soltanto no. Noi abbiamo fatto delle proposte attive, delle proposte concrete, le abbiamo presentate sia in comune, siamo andati in Commissione Ambiente a presentare le nostre proposte basate appunto sui tre diktat principali che dobbiamo ridurre, riciclare, riusare le materie che stiamo buttando via. Niente, purtroppo non ci ascoltano, fanno finta che noi non esistiamo, proprio per questo che dobbiamo ancora di più unirci e non continuare con la lotta. Noi abbiamo presentato queste proposte tra l'altro anche con il nostro ricorso al TAR che Giorgio prima ha indicato, giovedì è stato discusso. Sono delle proposte concrete che stanno già applicando, ad esempio a Reggio Emilia. In Reggio Emilia c'è un progetto di costruzione di un impianto di trattamento a freddo al posto del loro inceneritore quarantennale che ormai non era più usufruibile, nel senso che si sono accorti con una logica veramente elementare che se
Se noi aumentiamo la nostra raccolta differenziata, conviene a tutti e da tutti i punti di vista. Spendiamo di meno, riusciamo a riciclare la materia prima e riusciamo anche a ricavare dei bei soldini da investire nel nostro futuro, e soprattutto non inquiniamo sostanzialmente. Quindi Reggio Emilia già sta partendo, Parma lo stesso. Arriva. No. Abbiamo il nuovo impianto proprio adesso. A Monte Esposito. Sentite? Sì, ok. Allo stesso tempo anche Parma, con la nuova amministrazione, sta andando verso la direzione di rifiuti zero. Anche lì c'è una proposta per interessare la comunità sociale, comunque le parti attive nel lavoro, per la costruzione degli impianti di trattamento a freddo. Volevo solo dirvi che la soluzione non è soltanto l'impianto da costruire, è anche un cambiamento dei nostri modi di vedere e di pensare rispetto al rifiuto. Se penseremo sempre di più che quello che buttiamo in realtà è qualcosa che dobbiamo tenerci stretto e caro, perché lo stiamo finendo da un punto di vista di materia prima, avremmo la concezione di quello del beneficio che andremo a ricavarne da non buttarlo. Niente, noi vorremmo sollecitare questa azienda di Stato, che dovrebbe in qualche modo ascoltare la voce di tutti, a venire qui ad ascoltarci, in modo tale da pubblicizzare, mandare in onda le nostre sacrosante ragioni, visto che qui ci sono migliaia di persone che stanno protestando per una giusta causa, perché loro non vogliono bruciare i loro soldi e la loro salute per i prossimi 30 anni. Hanno fatto delle proposte serie e concrete, non sono state neanche prese in considerazione, ci siamo dovuti rivolgere ai giudici per avere un minimo di considerazione. Speriamo che questo possa cambiare le cose. Noi comunque continueremo a lottare su questa strada, continueremo a proporre soluzioni nonostante loro insistano nell'incenerimento dei rifiuti, anche perché non gli conviene. La comunità europea ormai sta emanando linee guida per vietare questo insulso modo di gestire i rifiuti. Entro il 2020 molto probabilmente tutti gli stati europei saranno costretti a fermare gli inceneritori, saranno costretti a riciclare sia i rifiuti che vengono prodotti con le nostre idee sostanzialmente, perché guardate caso 2020 è anche una data che citiamo noi come rifiuti zero per l'azzeramento di discariche e inceneritori. Quindi niente, facciamoci sentire da questa azienda, diciamo scendete giù ad ascoltarci. Giù, 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 giù,